Ciao, bentornati, io sono Jessica e oggi vediamo un trucchetto per far sì che i nostri moduli Google siano protetti da una password. In realtà non è una procedura regolare, quindi non andiamo ad utilizzare ad esempio dei componenti aggiuntivi o delle funzioni interne a Google Moduli, ma utilizziamo la prima domanda del nostro modulo come se fosse una password. Non è una procedura sicura al 100%, ma utilizzare questa procedura in classe è senz'altro interessante se vogliamo appunto proteggere il nostro modulo con una password e solo con questa password si può procedere alla compilazione del modulo. Se invece siete un'azienda e avete dei segreti da nascondere, non è una procedura giusta per voi, ma magari troveremo qualcos'altro di più sicuro da applicare ai moduli. Vediamo nello specifico come funziona questo trucchetto passo passo. Innanzitutto creo il mio modulo, quindi ho ovviamente bisogno di un account Google o G Suite for Education. E la prima cosa che faccio è creare una domanda che dovrà essere della tipologia risposta breve. E questa domanda è proprio quella che permette di inserire la password, quindi chiederò la password agli utenti che entrano. Ovviamente renderò la risposta obbligatoria e poi cliccando sui tre pallini che sono in basso a destra nella domanda, seleziono Convalida, in modo che mi compaiano i campi appunto della Convalida. Questo ci permette di dire che la risposta deve essere esattamente uguale alla parolina o al numero che andiamo ad inserire nella convalida. Ed è questo che ci permette di trasformarlo in una password. Qui come tipologia possiamo scegliere numero e selezionare uguale a e dopo inserire il numero che funzionerà da codice, da password del nostro modulo. Possiamo inserire anche una restituzione in caso di risposta sbagliata, quindi ad esempio la password è sbagliata, oppure ancora meglio, possiamo andare ad utilizzare la tipologia non numero ma espressione regolare. E nel secondo campo andiamo a scegliere corrispondenze. Poi in pattern andiamo ad inserire la nostra password. Attenti in questo caso a maiuscole e minuscole perché chi inserisce la password dovrà rispettare anche questo dettaglio e poi anche in questo caso possiamo scrivere un messaggio in caso di risposta sbagliata. Dopo aver completato la prima domanda che diventa la nostra password, la richiesta della password, andiamo subito ad inserire una sezione in modo da staccare questa domanda dalle successive domande del modulo. Quindi creiamo appunto una sezione con la funzione che troviamo nella barra a destra. E poi inseriamo tutte le nostre domande per la verifica o per il sondaggio che vogliamo far compilare ai nostri studenti. E il nostro modulo con password è creato. Andiamo a vedere un'anteprima, quindi facciamo una prova. Vedete che come prima cosa mi viene chiesta direttamente la password e non posso visualizzare nemmeno le domande successive. Quindi vado ad inserire la password e ogni volta che inserisco quella non corretta e provo ad andare avanti con il modulo, mi blocca perché appunto la risposta non è quella corretta, la convalida non è giusta. Devo scrivere esattamente la password che abbiamo appena inserito con le lettere minuscole e maiuscole che abbiamo deciso. Bene, avete visto quindi che con un piccolo trucchetto riusciamo a mettere la password ai nostri moduli Google, anche se non è previsto in realtà dal modulo in sé, perché non abbiamo nessun componente aggiuntivo o nessuna funzione che ci permette di farlo di default. Come vi dicevo prima, in realtà se siamo un po' pratici con il computer possiamo andare a ritrovare la password che abbiamo inserito all'interno della convalida. Però è chiaro che se lo utilizzate con i vostri studenti, può darsi che per loro non sia così immediata da andare a trovare, in realtà non lo è in generale. Non vi dico dove la possiamo andare a trovare perché se qualcuno sta guardando il video per scoprire il trucchetto, in questo caso avrebbe la risposta e quindi non gliela diamo. Spero che questo video vi sia stato utile, scrivetemi qua sotto nei commenti in che tipo di modulo potreste inserire la password e se provate ditemi com'è andata, quindi se ha funzionato questo piccolo trucco fai da te. Io come sempre vi do appuntamento qua sul canale giovedì prossimo. Ciao!